Tre sbarchi si sono verificati nel porto di Rocella Ionica in meno di 10 ore, in seguito a tre distinte operazioni di soccorso al largo della costa calabrese da parte dei militari della Guardia Costiera di Rocella Ionica. Sono giunti 243 profughi di varie nazionalità, ma in prevalenza provenienti da Afghanistan, Iran e Bangladesh. Tra i profughi pure un nutrito gruppo di donne e bambini, alcuni dei quali con meno di 4 anni, come state vedendo dalle immagini. Tanti minori non accompagnati, con un'età tra i 14 e i 17 anni. I migranti si trovavano a bordo di tre distinte barche a vela, localizzate a diverse miglia di distanza dalla costa calabrese e dalla guardia costiera. A coordinare le operazioni di soccorso in mare è stata la sala operativa della Capitaneria di Porto di Rocella Ionica. Dopo gli sbarchi, tutti i profughi sono stati sottoposti al test del tampone molecolare da parte del personale specializzato dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Successivamente, su disposizione della prefettura di Reggio, sono stati momentaneamente sistemati in un'apposita area del porto, dove è presente la tensostruttura realizzata nei mesi scorsi e gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile, che al suo interno non può accogliere più di 80-90 persone. A tal proposito abbiamo ascoltato il presidente della Croce Rossa Riviera dei Gelsomini, Maria Concetta Gioffrè. Ci troviamo al porto delle Grazie di Rocella Ionica e siamo con i volontari della Croce Rossa Riviera dei Gelsomini che gestiscono la tensostruttura che vedete nelle immagini. Una notte difficile, due sbarchi consecutivi alle 3, alle 4, 4:30 di notte, 151 persone e ora 85 arrivate alle 14:30. Insomma, chiediamo alla Presidente perché insomma, con il caldo è anche difficile prestare soccorso, diciamo, perché comunque sono sfiancati loro e siete anche stanchi voi. Beh sì, è da stanotte siamo stati allertati dalla prefettura, dalla Capitaneria di Porto. Si sono susseguiti due sbarchi, praticamente insomma 158 persone. A distanza di quasi 12 ore abbiamo altri 85 migranti. Stavolta abbiamo nuclei familiari, bambini molto piccoli, comunque sempre presenti anche se stanchi, perché come dico sempre va assicurata la dignità nell'accoglienza. Accanto a noi c'è la questura, c'è il commissariato di Siderno, ci sono la Guardia di Finanza, insomma ci sono i colleghi della Protezione Civile. Ci siamo, anche se con fatica e comprendete anche le temperature abbastanza elevate, insomma, siamo presenti. Ecco, tutto diventa più difficile, dicevamo, per via del caldo e gli sbarchi sono sempre più frequenti. Non si può più parlare di emergenza, ma si tratta di quotidianità, nel senso che gli arrivi sono ordinari, ormai solo divisi da poche ore uno dall'altro e il mare, come si vede in questo momento calmo, continua a dare più opportunità agli scafisti e a questi viaggi della speranza. Ecco, voi avete prestato il primo soccorso, avete distribuito dei kit. Che abbiamo visto appunto gli immigrati ricevere con molta riconoscenza. Ecco, cosa c'è in quel kit? È verissimo, in questo caso non abbiamo dato un primo, che ne so, ristoro di biscotti, acqua. Nel kit che viene appunto a noi viene distribuito, viene dato, insomma, abbiamo un deposito, vengono forniti dalla prefettura di Reggio Calabria e sono i kit d'accoglienza, ossia all'interno del kit ci sono un cambio intimo, c'è cioè una tuta, insomma, gli asciugamani, bagnoschiuma, pettine, sapone, insomma, tutto quello che può servire per una doccia, un refrigerio momentaneo. E abbiamo distribuito anche le coperte perché la notte comunque le temperature, anche se di giorno sono molto elevate, la sera comunque si abbassano, poi ci sono bimbi piccoli, vanno tenuti al caldo e anche delle ciabatte, insomma, perché sono arrivati oltre che scalzi anche molto bagnati. Ecco, ora voi avete un carico numeroso, avete 151 persone nella tenda, questo nuovo arrivo passeranno la notte fuori tenda, diciamo, nel comune di Siderno, mi pare di capire. No, verranno ospitati presso la struttura di Siderno Superiore, che ha ospitato anche nel passato, qualche settimana fa, i migranti che non riuscivano, la tensostruttura non riusciva a contenere e credo che 80-90 migranti vadano, mi scusi, sono 85 che credo vadano tutti verso Siderno Superiore. A breve dovrebbe arrivare il pullman per il trasferimento.
I primi due sbarchi erano avvenuti alle 3:30 e alle 4 di notte, con grande difficoltà per gli operatori, visto anche il buio che ha reso più difficile il trasbordo. Successivamente un altro sbarco è avvenuto nel pomeriggio alle 14:30. Così, dopo i primi 151 arrivati al porto, nel terzo sbarco altri 85. Con quelli di ieri è salito a 17 il numero degli arrivati nel solo tratto di costa della Locride nei primi 4 mesi e mezzo del 2022. 16 sbarchi a Roccella e uno con due scafisti di nazionalità russa morti per annegamento, e quello appunto avvenuto a Siderno qualche giorno fa. Intanto è lo stesso sindaco di Siderno, Maria Teresa Fragomeni, ad annunciare: è giusto fare la nostra parte, tant'è che ricordiamo che gli 85 sono stati ricoverati nella scuola di Siderno Superiore. Però, aggiunge il sindaco sidernese, è giusto che ci sia la collaborazione di tutti i comuni. Frase pronunciata con un velo di polemica nei confronti degli altri sindaci che non hanno aderito a quanto richiesto dal prefetto qualche giorno fa, ovvero dare la disponibilità ad accogliere profughi.